Allora, eccoci qua, siamo in presenza con alcuni e a distanza con altri. Vediamo qua che abbiamo a distanza da casa, questa è la follia con la quale si lavora oggi. Salutate! Eccoli qua, un po' da casa, quindi andiamo in condivisione dello schermo, andiamo a condividere quello che stiamo facendo, che è questo lavoro, ce l'abbiamo sulla NIM. E bisogna fare lezione guardando un po' i ragazzi che sono qua e un po' quelli che sono a casa. Eccola qui, dimmi tutto. Proprio va bene? Direi proprio di sì, adesso passo molto bene. Va bene. Hai fatto delle punte, queste sono sì. nelle ande ci sono delle punte così pronunciate, da noi non sono così forti. Vediamo quest'altro lavoro. Proprio va bene. Adesso passo a vedere anche il vostro, bellissimo. Bene che disegni, è bellissimo. Grazie. Anche tu disegni. Mi piace molto anche tu. Ah, ecco, me qua, l'ha già visto. Punto che abbiamo visto. Vedete, veniamo un po' al lavoro di Zoe. Ecco, Zoe usa molto il pennarello, quindi diventa molto pieno. Lascio un po' di spazio perché poi dobbiamo scrivere ancora delle altre cose. Vediamo Luca. Il lavoro di Luca. Chiara sta facendo un bel disegno, guarda che è molto bello. Ok. Sì? Ci vado, prego, con l'amplificatore. Dimmi, Anna. Aspetta, perché se parlate in tre non sento chi parla. Dimmi, Anna. Va bene? Allora, passiamo adesso alla parte colorata in verde. Ok. E adesso io mostrerò quello che succede nei vari punti. Sì, fatto benissimo. Ma non l'ho rifatto la luce di Natale. Ma va bene fare tipo, che ne so, cosa per signore scritto. Allora, comincio a disegnare qua. Da solido al liquido del fiume. Come si chiama il passaggio da solido a liquido? Vai. Liquefazione. Allora, liquefazione. Oppure scioglimento. Scioglimento sarebbe verde. Per non confonderlo con gli altri, perché voglio che adesso tutti i passaggi di stato li scriviamo con lo stesso colore. Se non avete un verde, o liquefazione, scritto male, liquefazione oppure scioglimento. Poi abbiamo il passaggio, qui passiamo al passaggio di nene, solido, ma siamo passati al solido partendo anche dal vapore. E quindi se partiamo dal vapore. Ma scriviamo da solido. Scrivete? Allora, qui devo scrivere il vapore. Vapore un po' gassoso, ecco, siccome quello lì è solido, adesso prendo di nuovo il colore verde e da questo alla neve si chiama, come si chiama? Da vapore a solido. Solidificazione. Non solidificazione. Sublimazione. Sì, subito sublimazione. Perché lo scioglimento è da solido a liquido, ma qui passiamo direttamente da solido a vapore. C'è anche un passaggio opposto, da vapore direttamente a solido, se ce l'abbiamo qui, questo è solido, se arriva al vapore, mettiamoci con la freccia, scriviamo anche qui sublimazione. Sì. E anche da solido a vapore sublimazione, hanno lo stesso nome, più facile da ricordarsi, sia in un verso che in un altro. Se proprio vogliamo fare i figli, usiamo il termine brinamento e sbrinamento. Quando si sbrina il frigo, sapete cosa si fa? Tutta la parte che è diventata ghiacciata all'interno del congelatore diventa vapore. Ma si chiama un sbrinamento? Da neve a vapore? Si chiama un sì, sublimazione entrata. Poi abbiamo qua
Di sopra devo scrivere vapore, non l'avevo scritto, vado a scriverlo, aggiungete anche voi qui ancora una volta vapore. Vapore e però anche liquido. Sono entrambi, no? Che coesistono al mio corpo. Allora, quando da vapore, no, quando da vapore passiamo a liquido, o oh no, quando è quindi da vapore che si passa a liquido, lo chiamiamo, come lo chiamiamo da vapore a liquido? E come se no? Da vapore a liquido. Ah sì, come se no? Condensazione. 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 Condensazione.